Il cristianesimo diventò la religione d'Europa anche grazie ai monaci, i protagonisti del grande movimento di evangelizzazione dell'Occidente nell'Alto Medioevo. Il monachesimo ha origine in Oriente, nel III secolo d.C. Il termine monaco, non a caso, deriva dal greco monakos, solitario. I monaci furono infatti coloro che scelsero di allontanarsi dalla società per poter meditare più profondamente la parola di Dio e raggiungere la perfezione spirituale attraverso una vita di totale solitudine in zone inospitali come i deserti. A partire dal IV secolo le esperienze monastiche si diffusero in Occidente. L'iniziatore del monachesimo occidentale fu San Benedetto da Norcia, che nel 529 fondò il monastero o abbazia di Montecassino, nel Lazio meridionale. Questo divenne ben presto il principale centro di irradiazione del monachesimo in Europa. San Benedetto diede vita a un ordine religioso da lui chiamato Ordine Benedettino. Il monachesimo di San Benedetto presentava alcune importanti differenze rispetto a quello orientale. Mentre i monaci orientali vagabondavano di luogo in luogo per non legarsi a una sede, Benedetto impose ai suoi monaci l'obbligo di risiedere stabilmente in comunità strutturate, i monasteri. La comunità benedettina si organizzò sulla base di una regola redatta dallo stesso Benedetto nel 540, regola che in seguito fu adottata nella maggior parte delle comunità monastiche dell'Occidente. Secondo la regola, i monaci erano tenuti a obbedire al proprio abate, il capo del monastero, a risiedere stabilmente nel monastero, a osservare i voti di castità, obbedienza e povertà e a dedicare il tempo, in parti uguali, al lavoro manuale e alla preghiera, secondo il motto «Ora et labora», prega e lavora. And that's all, folks.